Gnocchi di patate con bietole e pancetta. Gli gnocchi di patate sono un piatto di origine italiana molto noto e apprezzato in tutto il mondo. I nostri gnocchi, soffici e deliziosi, sono accompagnati da un condimento semplice ma gustoso a base di bietole e pancetta. Un piatto sfizioso e saporito, ideale per cene in famiglia o tra amici. Ecco gli ingredienti necessari per 4 persone: 500 g di patate, 150 g di farina, un uovo, 200 g di bietole, 100 g di pancetta, olio extravergine d'oliva, sale. Iniziamo la preparazione lavando accuratamente le patate, avvolgendole in un foglio di carta alluminio e cuocendole in forno preriscaldato a 200 gradi centigradi per circa 40 minuti. Una volta cotte, peliamole e schiacciamole con una forchetta. Aggiungiamo la farina, l'uovo e un pizzico di sale, mescolando con un cucchiaio di legno fino a ottenere un composto omogeneo. Prendiamo un po' di impasto alla volta e formiamo degli gnocchi con le mani, facendoli rotolare sulla spianatoia infarinata. Disponiamoli su un vassoio infarinato e lasciamoli riposare per circa 15 minuti. Intanto laviamo le bietole, asciughiamole con un canovaccio e tritiamole finemente. In una padella antiaderente, rosoliamo la pancetta tagliata a dadini con un filo d'olio extravergine d'oliva. Una volta dorata, aggiungiamo le bietole e lasciamole cuocere a fuoco dolce per qualche minuto. Una volta cotte, spegniamo il fuoco e lasciamole intiepidire. In una pentola capiente, portiamo a ebollizione abbondante acqua salata e tuffiamo gli gnocchi man mano che li formiamo. Quando saliranno a galla, scoliamoli e trasferiamoli nella padella con il condimento. Facciamo saltare per qualche minuto in modo che si insaporiscano bene e